diciamo, che vede alcune presenze di grande eccellenza, alcune proposte diciamo, anche diciamo, un po' provocatorie, nel senso che chiudiamo la stagione con un sindaco di Regione Sanità proposto da ragazzi del NEST, che sono dei giovani che hanno preso in gestione un teatro nella periferia di Napoli, a cui Luca De Filippo ha dato i diritti per mettere in scena e Mario Martone lo mette in scena. Lo spettacolo l'ho visto, è molto avvincente, molto bello, e quindi mi è sembrato opportuno dare questa opportunità del Teatro Verdi, che come sapete è un teatro molto ambito in Italia e quindi chiaramente diventa quasi una consacrazione per certi artisti emergenti. Quindi i titoli sono importanti, non ve lo dirò, poi questo teatro civile che noi facciamo da qualche tempo vede alcune presenze, diciamo, anche Augias, lo stesso Caro Figlio, insomma, Simone Cristini, insomma, diciamo, secondo me è una stagione che dovrebbe destare l'interesse del pubblico, ci auguriamo. Tante, insomma, attrici da Morante, insomma, è un nome internazionale, lavorato in America, insomma, comunque ti prendono atto che il teatro, che poi, se vogliamo dirla tutta, il primo amore, che è stato disturbato da, diciamo, da sollecitazione, diciamo che è un po' più semplice fare il cinema o televisione, e quindi chiaramente riprendono un po' i primi amori che sono quelli che gli hanno dato poi la loro storia. Classici, c'è anche la Raffaelli. Bene, come no, Virginia Raffaelli, ci sono dei piccoli, diciamo, classici, penso che Brandello, cioè abbiamo le Ferrad, Dostoevsky, insomma, e poi ci sono appunto delle novità e lo straordinario Brachetti, che è un ritorno. È un ritorno quasi rituale, ogni 2-3 anni Brachetti ritorna su Salerno, città a cui lui è molto legato. Quindi diciamo che più che una scelta, è stata una scelta da parte sua, di dire perché non mi fate andare a Salerno, e quindi Brachetti, diciamo, sicuramente troverà il consenso del pubblico come l'ha sempre trovato qui a Salerno.